E questo dono Gesù lo ha affidato alla Chiesa, la Chiesa che deve spezzare e distribuire questo pane di vita, ma anche il pane materiale, il pane della gioia, il pane della pace, il pane dei beni materiali di cui l'umanità affamata ha bisogno, pane dell'Eucarestia e il pane materiale. Ecco, fratelli e sorelle carissimi, l'Eucarestia è il dono supremo che il Signore ci ha lasciato, il nostro nutrimento nel cammino della Chiesa verso la Pasqua eterna, verso il pieno compimento del ritorno del Signore, il giorno del Signore. Abbiamo la grazia di celebrare l'Eucarestia, ma in questi giorni certo tanti nostri fedeli sono privati di questo dono per le circostanze eccezionali che stiamo vivendo. Ebbene, forse questo digiuno eucaristico forzato ci può aiutare a riscoprire anche il pane della parola e la comunità, la famiglia come piccola chiesa domestica, come ci ricordava il nostro arcivescovo, come luogo cioè dove la famiglia vive la fede, prega insieme e divide insieme il pane materiale. Chiediamo al Signore la grazia, di vivere o di attendere il dono dell'Eucarestia e di prenderne maggiore consapevolezza per saper ringraziare il Signore di questo dono e poi poterlo vivere in modo da poter poi essere anche Suoi testimoni nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo.